Ho fatto un po' di decluttering nei cassetti. Avevo bisogno assolutamente di mettere a posto questo cassetto che sto ancora riordinando, perché c'era il mondo intero. Questo è un cassetto che io vado ad utilizzare per varie cose, carte eccetera, che mi servono per uscire, piuttosto gli occhiali, altri affetti personali. Ne ho approfittato anche per mettere a posto all'interno di questi due cassetti del comodino, e quindi ho fatto una bella pulizia. Ho aspirato tutto con il Dyson, li ho puliti tutti quanti all'interno con dei detergenti naturali, ho pulito tutto all'interno con dei detergenti naturali, e adesso devo andare ad aspirare tutto questo ciarpame. Ho trovato anche le mie 1000 lire vecchissime con la Montessori sopra, non so se voi le avete, io conservo sempre queste banconote antiche, tra virgolette antiche, e trovo sempre qualcosa di carino nei cassetti che magari non ho più utilizzato, tipo questo portachiavi che mi è stato regalato. Questo è un portachiavi che praticamente ha anche il portaspiccioli, così piccolino, se ve lo volete portare al mare, oppure semplicemente legarlo alle chiavi e mettere all'interno anche piccole banconote piegate, oppure altre carte, insomma, quindi molto 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 comodo. Ho sempre all'interno della camera alcuni pirottini in silicone, tipo questi qua, però dovevo andarli a cambiare e prenderli bianchi, perché li vado a mettere sul bruciatore delle tarte, quindi qua dentro ci vado a mettere il pezzetto delle tarte e vado a volte a profumare l'ambiente con le tarte della Yankee Candle, e mettendo le tarte qua dentro non vado a sporcare il bruciatore. Ho ritrovato, perché non la trovavo più, la mia borsa dell'acqua fredda, del ghiaccio, scusatemi, quale acqua fredda, c'è solo quella dell'acqua calda, che è sempre utile da tenere in casa, soprattutto quando vi fate male, tipo me quando vado a sbattere tra un mobile e l'altro, ho sempre bisogno di mettere il ghiaccio. E quindi finalmente l'ho trovata. Anche se si vede poco, il tempo è cambiato. Ormai l'autunno è entrato proprio dirompente, nuvole, pioggia. Stanotte ha fatto una nottata piena di acqua, pioggia, tuoni, fulmini, sette, di tutto e di più. Io adesso pulisco un po' tutto qui e poi ci vediamo. Mentre il robot va, io mi accingo a preparare alcune cose, ovvero il pranzo per oggi, che sarà mio con delle verdure, poi vi faccio vedere come lo faccio. E poi ho messo a frullare, in realtà ho frullato tantissima uva, mi era stata regalata tanta. Ok, Ugo, top robot. Va bene, interrompo robot. Ok, dicevo, ho messo nella macchina del pane, io ho questa macchina del pane della Kenwood, molto molto vecchia, è un modello che risale forse a più di 10 anni fa, e qui ci sono andato a mettere tantissima uva frullata e poi passata con il passino a cuocere, a fare una specie di marmellatina, anche perché questa macchina ha la funzione marmellata, per cuocere le marmellate. Ma in realtà non andrò a mettere questa marmellata una volta cotta all'interno dei vasetti per non andare a sterilizzare eccetera, anche perché non ne sarà tantissima, si ridurrà molto, ma l'andrò a congelare all'interno della forma dei cubetti per il ghiaccio o in alcune bustine, anche per tenerla pronta nel caso in cui la voglio aggiungere ad alcuni frullati al mattino, oppure per esempio all'interno delle preparazioni dei dolci, tipo, che ne so, dei muffin con all'interno un cubetto di questa marmellata di uva, e quindi posso andarla ad utilizzare così senza andare a sterilizzare vasetti eccetera, anche perché le quantità, diciamo, non saranno tantissime, quindi mi conviene forse più fare così e congelarla. Invece per il pranzo di oggi ho messo a bagno già del miglio, mi raccomando, i cereali, sciacquate bene e metteteli sempre a bagno almeno 2-3 ore. In questo caso ho messo il miglio 2 ore fa a bagno, l'ho sciacquato e adesso gli ho aggiunto dell'acqua, e vado ad aggiungergli anche delle carote che avevo giusto per andare a svuotare il frigo, due cipollotti e un peperone. Metterò tutto in pressione per circa 10 minuti e poi andrò a frullare tutto per fare una bellissima e buonissima vellutata. Diciamo che può essere un modo alternativo per sostituire le patate, che di solito si mettono nella vellutata, con dei cereali integrali quali il miglio, grano saraceno, insomma con tutti i cereali che vi possono più piacere e che forse non sono tanto buoni da mangiare così, ma all'interno di queste
di questi passati di verdura, di queste vellutate, possono essere mangiati e consumati da tutti, anche dai bambini. Io lo andrò poi a condire con dell'olio semplice al crudo, qualche spezia e sicuramente tanto peperoncino, che durante questa stagione fredda ci sta. Comunque ottimo questo pelacarote, pelaverdura della Tupperware che mi ha regalato Monica, la mia amica. Infatti la ringrazio tantissimo perché veramente è molto 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 tagliente ed è più veloce tagliare le carote e pelarle. Moltissimo fare queste vellutate così, anche perché in velocità posso andare ad inserire direttamente le verdure crude e intere per poi frullarle tutte dopo. Anche perché con l'Instant Pot, ovvero con qualsiasi tipo di pentola a pressione elettrico o meno, le verdure vengono cotte anche molto bene dentro. Quindi mi evito tanti passaggi di taglio verdure eccetera e vado a frullare tutto una volta cotto con il mini pimer. Ok, avvia robot. Ecco qui. Allora, sto con la mia amica Anna degli smalti. Praticamente, Buongiorno! devo fare prima il caffè. Però prima che faccio il caffè, c'è una novità, il suo nuovo smalto, questo è lo smalto dell'autunno. Sì, questi colori autunno. Sì? Sì. L'hai presa senza di me, quindi che colore Bravo, sarà? senza di te. Però prima di metterlo, voglio vedere se me lo approvi o non lo approvi. Mi Però voglio ti far premetto vedere. una cosa, Sì. anche se non lo approvi, questa volta Lo metti io lo lo metto stesso. comunque. Ok, quindi già sta Siete nascondendo, quindi per pronti? nascondere sarà proprio un effetto shock bomba. Quindi, dove l'hai preso prima di tutto? Da Pilato. Ah, ok. Posso? Sei Vai, pronto? vai. Uno, Shock. due, tre. Ah, però non è, pensavo peggio, pensavo di peggio. Pensavo di peggio, no, non, invece mi piace. Devo dire la verità, quest'uva fatta a vino, devo dire la verità, mi piace. Mi piace come colore. Con che lo abbinerai? Fammi sentire. Due brillantini. Ah, cioè non finisce qui il cielo stellato. Quindi quando io l'altra volta dissi il cielo stellato, no, bisogna mettergli proprio le stelle su questo. Ma che cos'è un blu? Com'è il nome? So, blu viola, boh, non lo Ma non c'è so. C'è un scritto. numero, no, non c'è il Ah, letto, c'è solo ok. il numero. Vabbè, diciamo la perdoniamo, la perdoniamo. Però mi sembra un blu violaceo. In telecamera è diverso però, eh? È Invece più qua bello tende in più. telecamera? No, è più blu. È più bello. Ed eccoci qua in pomeriggio inoltrato. Mi voglio fare un caffè. Ci facciamo quattro chiacchiere insieme. Niente, stavo andando a declatterare un po' di detersivi perché sto consumando, come ben sapete, molto molto meno detersivo in genere, detergenti in genere. Quindi sicuramente andrò a buttare, non ho mai buttato in vita mia un detersivo, un detergente, un prodotto per la pulizia della casa, mai. Ma questo l'ho trovato, non so se voi l'avete provato, evidentemente, ma perché lascio sempre questo coso aperto? Ma perché? Ditemelo perché. Oh, comunque, stavo dicendo, perché così qui mi vedete che ho più luce, e niente, non mi è piaciuto assolutamente questo prodotto qui, Splendida, Casa Splendida, il brillavetri, vetri, specchi e cristalli. Allora, questo è un prodotto spray, si agita e si spruzza sugli specchi, vetri, soprattutto gli specchi. Io utilizzo molto questi prodotti qui per gli specchi, perché io non sopporto tipo il Quasar, non mi piace, assolutamente non mi piace. E quindi ho utilizzato questo qui. Pensavo che fosse buono, in quanto ha anche una profumazione molto forte. Sono andato a spruzzarlo su tutto lo specchio, perché la prova del 9 la faccio sempre sugli specchi. L'ho provato lì
lì, l'ho spruzzato, è una specie di schiuma che ricorda un po' quello dell'Astenom. Sono andato a passarlo con un panno asciutto. Io sto utilizzando molto spesso delle lenzuola vecchie che ho tagliato in vari quadrati e quindi le utilizzo per andare a pulire più volte i vetri, e ne utilizzo 3-4 in una volta sola, insomma, per andare a asciugare, a passare più volte con il panno asciutto, e sostanzialmente con le lenzuola vengono benissimo. Ma a parte questo, ho passato tutto il panno e lo specchio era perfetto. Così ho fatto tutti gli altri specchi di casa, un po' i vetri, anche se erano già puliti, anche per provarlo sui vetri. E niente, tutti i vetri, tutti gli specchi erano perfettamente puliti. Dopo qualche oretta però mi sono accorto che sono comparsi degli aloni, e proprio bruttissimi. Non mi è mai capitato con nessun prodotto. Anzi, fatemi sapere voi se l'avete mai provato, perché io non me lo spiego. Quindi io boccio un prodotto del genere, almeno per quanto riguarda la mia casa, non so la superficie dei miei specchi, però a me capita questo ed è bruttissimo, perché io avevo pulito tutti i vetri e gli specchi. Facciamo conto che doveva venire qualcuno a casa, avevo, che ne so, un pranzo, una cena. Dopo un'ora gli specchi diventavano tutti quanti sporchi. Sinceramente sarebbe stato pure poco carino con gli invitati a far vedere, insomma, questi specchi bruttissimi, proprio pieni di aloni chiari, sembrano degli aloni come se uno ci avesse alitato sopra. Quindi assolutamente, sicuramente lo andrò a buttare, non lo posso dare neppure a qualcun altro, perché se fosse un prodotto che non vi piace solo per la profumazione, allora ok, lo date a qualcuno, che ne so, il Quasar non mi piace, a volte l'ho dato a mia mamma, poi l'ho ricomprato proprio perché è molto valido, però comunque non mi piace come odore. Ma quando non è efficace bisogna solo buttarlo nella spazzatura. Ad ogni modo, vi volevo aggiornare un po' per la casa nuova. Allora, molto probabilmente, se riuscirò a prendere questa casa, insomma, che della quale vi sto parlando, che apro e chiudo parentesi perché mi avete fatto tantissime domande in direct per quanto riguarda la casa, sarà bella o non sarà bella. Allora, questa casa che andrò a prendere, e se riuscirò a prenderla, in realtà non è bella come la mansarda, ve lo dico già, non è bella come la mansarda. La mansarda, quando l'ho presa, poi ho fatto delle migliorie io, però già quando l'ho presa aveva un suo fascino, tutto questo parche a terra, insomma è un'altra tipologia di casa. Lì invece è un terrazzo che qui non ho, e mi piace anche di più il posto, insomma varie pecche e vari pregi come tutte le case, però sostanzialmente è una casa più grande, ha un garage e quindi mi è molto più comoda. Però sicuramente non è bella come questa mansarda, e non è bella non perché non è bella, perché a mio avviso dovrebbero essere fatti alcuni lavori come li ho fatti quando sono entrato qui dentro. Infatti qui c'erano le finestre totalmente nere, non fatte in questo modo, non erano a vetro intero, erano a vetro separato, quindi si aprivano con due antine, anche quella più grandi, per intenderci, come quella lì. E io sono andato a cambiarle, quindi a farla tutta finestra per far entrare più luce e avere il profilo tutto bianco. Invece la nuova casa ha degli infissi in legno marrone che a me non piacciono tanto, però visto che se nel caso in cui cambio casa dovrà essere fatto tutto in velocità, veramente ragazzi, in velocità, tipo conto di starci all'interno entro dicembre, perché poi dovrei lasciare questa, quindi ho dei tempi veramente strettissimi, e quindi nel caso in cui questa cosa va in porto, io sono in alto mare su tutti i fronti. Però è l'unico momento in cui posso andarla a cambiare per vari motivi e varie ragioni. Ad ogni modo, gli infissi non possono essere toccati e tagliati sotto, perché sono infissi fatti. Magari se riesco a fare un video e andarci dentro e vi faccio vedere un po' della casa, non del tutto ma un po' della casa, purtroppo questi infissi non possono essere tagliati e quindi non posso neppure applicare sopra altro pavimento. Mi avete consigliato di mettere il laminato, neppure quello al lavoro finito rientra nelle misure per metterlo da sopra. Quindi ad ogni modo tutti i lavori successivi che andrò a fare li andrò a fare quando sono all'interno. Mi avete chiesto se cambierò i mobili, assolutamente non cambierò i mobili, perché sarebbe assurdo, e lascerò in questa casa solo la cucina che già ho. Nell'altra casa conto di prendere e completare una cucina di IKEA, perché io in realtà nel garage di mia mamma già ho alcuni pezzi di una cucina IKEA di un'altra casa, insomma, ai quali
quali andrò a levare e a cambiare delle ante. Quindi parto da questi 4-5 pezzi per completare poi tutta la cucina. Insomma, sarà una casa al risparmio, perché ovviamente il budget non mi permette di fare tutto e subito. So e sono convinto, come dico sempre con tutti, di fare lavori prima di entrarci, ma ahimè non sempre è possibile, sia per il budget sia per quanto riguarda proprio i tempi tecnici che intercorrono quando fate questi cambi di casa. In realtà io sono ancora incosciente di fare questo, tra virgolette, questo cambio, però è un cambio che voglio fare, lo vorrei fare adesso, mi piacerebbe farlo adesso, e quindi mi sto muovendo in tal senso. Il telefono ovviamente doveva suonare. Sto facendo anche alcuni preventivi per ditte, per fare la tinteggiatura. Ovviamente farò almeno quella, Non so in realtà il budget che avrò a disposizione per andare a fare piccole migliorie, perché fino a che non concludo il tutto non so ancora come muovermi. Ad ogni modo, dal momento in cui entro in quella casa comincerò a fare di volta in volta vari cambiamenti. Anche in questa casa ho fatto cambiamenti negli anni, come in tutte le case di solito, a meno che non si fa una ristrutturazione totale. In tutte le case di solito si fanno cambiamenti durante tutto il percorso di vita, anche perché, come mi avete consigliato in tantissimi, è vero sì che una ristrutturazione totale può andare ad agevolare, insomma, la vita successiva dopo all'interno della casa, però è anche vero che vivendola se ne conoscono bene le esigenze e quindi tutte le necessità. Io comunque ad ogni modo vi aggiornerò, perché è una cosa nuova anche per me, in quanto i tempi sono strettissimi. Io ho aiutato tantissime persone ad arredare e a modificare casa, però in tempi sicuramente molto più lunghi. In questo caso avrò dei tempi stringenti, proprio veramente tempi brevissimi, e forse rimarrò senza casa, tra virgolette, per un periodo, un mese e mezzo circa sicuro. Quindi devo capire un po', insomma, come far conciliare i tempi, ma ahimè non si può volere tutto, e quindi sono sicuro che mi adotterò anche in questa circostanza. Io comunque non mi faccio nessun tipo di problema, perché ho abitato in case bellissime, case bruttissime. Nella mia vita ho fatto tantissimi sacrifici, non mi spaventa farli ancora, però spero ovviamente di conciliare un po' tutti i tempi proprio a livello tecnico. Ad ogni modo, io vi porterò con me in questa nuova avventura, e quindi attraverso i video avremo anni e modi e tempi per dipingere la parete, mettere un quadro, eccetera. Ad ogni modo, nei video futuri, magari se riesco, vi farò qualche video da quella casa per le parti che riuscirò a fare, e vi terrò sicuramente aggiornatissimi. Noi come sempre ci vediamo in un altro video. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale se non siete iscritti, così seguite un po' tutto l'iter di questo Mr. Life Home che cambia casa. Attivate la campanella e soprattutto nei commenti fatemi sapere tutti i cambiamenti che avete fatto prima di andare ad abitare a casa vostra e quelli che avete fatto invece dopo, ovvero da quando avete cominciato ad abitarla. Un bacio e alla prossima, ciao.